Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, bentornata Anna Falcone, avvocata e attivista di sinistra, buonasera, bentornato Massimo Giannini, buonasera. Direttore di Radio Capital e buonasera, ben arrivato Massimo De Manzoni, condirettore della Verità. Buonasera. Avete visto, oggi migliaia di persone in tutta Italia hanno festeggiato il 25 aprile. Un nostro sondaggio conferma che la grande maggioranza dei cittadini ama questa ricorrenza e quindi ci chiediamo se Salvini questa volta non abbia sbagliato il colpo non partecipando a nessun festeggiamento del 25 aprile. Subito dopo la pubblicità. Massimo Giannini, abbiamo visto oggi migliaia di persone in tutta Italia festeggiare il 25 aprile, un nostro sondaggio conferma che la grande maggioranza degli italiani ama questa ricorrenza, però abbiamo visto e sappiamo che Salvini ha preferito andare a Corleone in Sicilia e a non partecipare ad alcun festeggiamento del 25 aprile. Ha sbagliato colpo stavolta? Beh, che abbia sbagliato è evidente, non fosse altro perché è vicepresidente del Consiglio e ministro degli interni, quindi anche solo per ragioni istituzionali lo avrebbe dovuto festeggiare, pur non credendoci, perché non ci crede. Io sono convinto che non è stata una buona mossa, anche dal punto di vista mediatico, tutto sommato, e fa il paio con quell'altra orribile che ha compiuto il giorno di Pasqua, quando si è fatto immortalare con un mitra in mano. Lui che invoca e inneggia alla triade fascistoide Dio, Padre e Famiglia, quindi le contraddizioni sono stridenti. In questa circostanza, parliamo del 25 aprile, da un lato, viva Dio, sarebbe ben grave se la gran maggioranza degli italiani fossero contrari a questa festa, non staremmo qui, forse staremmo in montagna già, probabilmente. Però indubbiamente Salvini, pur nell'errore politico, istituzionale, forse anche mediatico, parla un pezzo di paese che c'è, che è quello che a lui interessa. E lui è espressione e, se vogliamo, evoluzione o involuzione, dipende dai punti di vista, dal mio punto di vista senz'altro involuzione, di una destra politica che in Italia è stata sdoganata da Silvio Berlusconi. Un mese fa ricorreva il 25esimo delle elezioni del 27-28 di marzo del 1994, quando entrò nella stanza dei bottoni il Movimento Sociale Italiano di Gianfranco Fini, non ancora purificato dalle acque di Fiuggi, ci sarebbe stata un anno dopo, senza nessuna verifica, senza nessun processo di però, autocritica. Però è successo tanti anni fa e adesso è passata così. Però vedi che, ecco, questo testimonia che cosa? Concludo rapidissimamente. Esiste in Italia una destra politica, ma non solo politica, una destra anche fisica nel paese, che non ha mai fatto i conti con il fascismo fino in fondo, una destra arepubblicana, tendenzialmente acostituzionale, che non si riconosce nei valori fondativi della Repubblica. E qui tu dici che nasce Salvini sul 25 rappresenta aprile. Questa Salvini destra. La rappresenta e non è in grado, lui come già Berlusconi, l'unico che l'ha fatto paradossalmente è Fini ed è stato dannato per questo, di rompere con quella tradizione là, perché allora, un pezzo di paese sta lì e vota in quel modo. Anna Falcone, torniamo a... intanto volevo chiedere se è d'accordo con questa analisi di Massimo Giannini e torniamo a Salvini, che oggi è andato in Sicilia a Corleone a dire che combatterà la mafia. In effetti combattere la criminalità organizzata, soprattutto in alcune regioni del sud, è una grande urgenza. È una grande urgenza che sicuramente andrebbe praticata tutti i giorni dell'anno e non soltanto il 25 aprile, per farne il vessillo di una battaglia sulla quale non mi pare che il ministro dell'interno sia poi così incisivo.
e che invece serve quasi a fuggire da, da un festeggiamento che, come giustamente diceva Giannini, è una festa che riguarda la democrazia, è una festa che riguarda la Costituzione ed è una festa che riguarda non soltanto la memoria. C'è un aspetto della nostra democrazia costituzionale che è un aspetto in progress, non ancora completamente realizzato, su cui ogni governo, di destra, di sinistra, di centro, di coalizione che sia, dovrebbe fare i conti. E questo governo non solo non fa i conti con quella parte di democrazia ancora inattuata. Noi ci troviamo in queste condizioni nel Paese. C'è questa destra che rimonta in maniera così prepotente perché c'è un problema di diseguaglianza e di giustizia sociale che non è stato affrontato adeguatamente e sul quale Salvini ovviamente insiste per dare delle scorciatoie sulla sicurezza, sul solito discorso che conosciamo sempre, che notoriamente non danno le risposte adeguate. Allora, Massimo De Manzoni, il tuo giornale, La Verità, ha parlato del 25 aprile come di una festa dell'odio e della strumentalizzazione politica. Che cosa dovrebbe fare l'Italia il 25 aprile? Ah, che cosa dovrebbe fare l'Italia? Non lo so. Che cosa non dovrebbe fare quella parte d'Italia che ha monopolizzato il 25 aprile? Invece lo so perfettamente. Per esempio non dovrebbe fischiare la brigata ebraica come fa tutti gli anni e come ha fatto anche quest'anno. Non dovrebbe cacciare la Moratti con il padre paralitico partigiano in sedia a rotelle dal corteo come ha fatto e le immagini lo dimostrano. Non dovrebbe fare quello che ha sempre fatto, cioè strumentalizzare questa festa solo per fini di parte. Il problema di quello che dovrebbe fare l'Italia è quello che avrebbe dovuto fare l'Italia. Massimo prima diceva non abbiamo fatto i conti, c'è una parte d'Italia che non ha fatto i conti col fascismo. C'è una parte d'Italia che non ha fatto i conti con la guerra civile che è seguita alla liberazione. E molto di quello che succede nasce da lì. Quando Pansa provò con i suoi libri, con il sangue dei dinti, ma non solo, a raccontare che cosa successe realmente in quel periodo e quanti partigiani nascosero le armi per continuare la guerra e per l'insurrezione più che la guerra e per portarci da una dittatura all'altra, cioè dalla dittatura nera a quella rossa, perché queste erano le loro intenzioni, è stato vilipeso, è stato attaccato, è stato in tutti i modi silenziato, solo dalla sua parte, perché era un giornalista di sinistra che raccontava queste cose da sinistra. Questo voi lo sapete bene e purtroppo forse abbiamo già perso l'occasione di fare i conti con quella storia. Continuiamo a perderla se vogliamo dirla tutta. Personalmente non avrei sollevato la polemica al posto di Salvini in questa circostanza. Da ministro poteva risparmiarsela, ha detto cose a mio modo di vedere vere, infatti le sto ribadendo, ma da ministro poteva non dirle, poteva semplicemente fare quello che ha fatto, dire io la festeggio in quella situazione con gli agenti che combattono la mafia e nessuno avrebbe avuto niente da ridire, anche perché, e mi permetto di eccepire su quello che è stato detto dalla dottoressa Mancuso, la lotta alla mafia, questo governo, qualcosa, o sotto questo governo se preferiamo, qualcosa contro la mafia si sta facendo, c'è un record di sequestri e ci sono anche una serie di arresti, per cui certo le fanno le forze dell'ordine queste cose qui, ma allora, dire che questo governo non fa nulla contro la mafia. Faccio replicare, le forze dell'ordine sono state fra le prime che ultimamente hanno protestato insieme anche ad alcuni rami dell'esercito, proprio perché c'erano degli atteggiamenti del ministro dell'interno così autoritari da non riuscire a essere sopportati neanche da chi storicamente comunque si riconosce in quel senso dell'ordine dello Stato, che in fondo poi nasce solo dal principio di legalità, che è un principio costituzionale che non ha bisogno di essere strumentalizzato. Guardi, le rispondo in una maniera. A me pare che questo odio sia più parte del linguaggio di certo giornalismo che non nella realtà. Io le ho viste le piazze di oggi, ho visto tanti giovani nelle piazze di oggi che non hanno fischiato nessuno, che non hanno conosciuto né il fascismo né la resistenza e ciò nonostante si riconoscono in una cultura che si rendono conto essere alla base della loro democrazia ma soprattutto alla base del loro futuro. Cosa dovrebbero fare gli italiani? Io chiedo a questi giovani e a tutti gli italiani di riprendere in mano la tradizione del 25 aprile per farne una festa che si rinnova ogni anno, chiedendo ogni anno una migliore attuazione di quella Costituzione e di quei diritti che magari non sono neanche scritti nella Costituzione, da cui però dipende l'uguale dignità
delle persone, l'uguaglianza dei diritti in un paese che sia finalmente una democrazia compiuta, e anche un dialogo che è l'unico modo per risolvere quei problemi che questo nazionalismo, che vorrebbe chiudere il paese, la soluzione di quei problemi all'interno dei suoi confini, evidentemente non può risolvere. Mi dica come possiamo risolvere noi i problemi del cambiamento climatico, delle diseguaglianze fra classi, delle diseguaglianze che superano i confini nazionali, eccetera, eccetera. È una narrazione verso la quale tutti quei giovani che manifestavano oggi, sinceramente, penso che risponderebbero con una risata. Visto i giovani, io ho visto anche quelli che fischiavano la brigata ebraica, c'è di tutto in quelle piazze, lo sa benissimo. No, io voglio dire questo. Del resto, scusate, fu violante, nel 1994, a dire che queste piazze non vanno usate come manganelli contro l'opposizione. Sì. Violante sbagliò perché fu vittima di quella deriva che denunciò più volte Norberto Bobbio, no? Sulla base della quale coloro che da destra mettevano in discussione la festa del 25 aprile, opponendogli i disastri e i massacri compiuti dal comunismo, poi facevano il passaggio successivo e mettevano sullo stesso piano il fascismo e l'antifascismo. Questa operazione non si può fare, è una mistificazione politico, culturale, storico, ideologica intollerabile. Oggi vedo che continua. Allora, gli episodi che citava De Manzoni sono sicuramente spiacevoli, questa abitudine che c'è, ricorrente, non è la prima volta, la brigata ebraica fischiata nei cortei. Sono però episodi francamente molto, per fortuna, vanno condannati, per carità, ma sono assolutamente marginali. Così come, mi permetto di dire, non si può definire quello che accadde dopo la fine della guerra e la caduta del fascismo l'inizio di una guerra civile in Italia, perché per fortuna la guerra di liberazione liberò l'Italia dall'oppressore, in quel caso non solo fascista, ma anche nazista. Da questo punto di vista, un sovranista come Salvini, anzi, lo dovrebbe cavalcare il 25 aprile, perché fu il momento alleati, in cui l'Italia si liberò da un'oppressione. Dopodiché, è vero, ci furono anche casi, dopo la liberazione, di regolamenti di conti tra piccoli gruppi partigiani, per fortuna, anche quelli condannabili, per carità, ma i conti con quel passato lì, intanto sono stati fatti, e poi non può essere messo sullo stesso piano quegli episodi che accaddero e sono, ripeto, odiosi, con una tragedia immane che è stata la Seconda Guerra Mondiale, nella quale ci precipitano il nazifascismo. Nessuno le ha messo sullo stesso piano, non mi mettere in bocca quello che avevo detto. No, però De Manzoni, con quella tragedia lì, la destra italiana, o quel che ne rimane della destra italiana, purtroppo, nella sua involuzione attuale, non ci ha mai voluto fare i conti. Voglio ricordare, a proposito di quello che diceva la professoressa Falcone, voglio ricordare che Silvio Berlusconi, non per riaprire antiche polemiche, ma fu il primo a parlare di una Costituzione sovietica. Quella italiana per lui era la Costituzione sovietica, e non nella sua seconda parte, che può essere modificata, la struttura della Repubblica, le regole che la disciplinano. No, la prima parte, quella che riguarda i valori di uguaglianza, di libertà, di giustizia, quella per Silvio Berlusconi era la Costituzione sovietica da rottamare. Noi oggi siamo in presenza, ripeto, di una destra che vive l'involuzione di quel principio là. Salvini ne è il perfetto, purtroppo drammatico, interprete. Sì. Allora, un attimo, De Manzoni, volevo chiederti, il nostro sondaggista di Pietro Vento, di Demopolis, ha chiesto, ha interpellato gli italiani sul 25 aprile ed è venuto fuori che il 70% vorrebbe che venisse mantenuta questa ricorrenza, questa festa, e il 23% invece vorrebbe abolirla. È tanto il 70% o è tanto il 23% di quelli che la vorrebbero abolire, la festa del 25 aprile? Io ripeto, forse sono stato frainteso, io la vorrei mantenere in un altro modo, vorrei che fosse una festa di tutti, e questo è difficile
è difficile ottenerlo. Se rimane quello che è, il 70% è tanto, se la domanda è questa. Beh, va bene, però insomma, la festa di tutti con questo tipo di argomentazione credo che sia difficile, ovviamente. Anche perché vorrei ricordare a un passant che insomma, tra i partigiani non c'erano solo comunisti che volevano la dittatura rossa, c'erano tantissimi cattolici, non comunisti. Esattamente, no, esattamente quello che sto dicendo io. Non è, ecco, perché sennò... esattamente quello che dico anch'io, ma sono stati emarginati. Non mi pare, esponente di quel partito è Presidente della Repubblica e per fortuna che ce l'abbiamo, Sergio Mattarella, no? Che è figlio di quella cultura là. Quindi dire che siano stati emarginati francamente mi sembra parte di una polemica strumentale, ripeto, che la destra politica del e i giornali aprile, che la destra politica si rifanno stanno cavalcando, secondo me colpevolmente, perché per poter essere la festa di tutti bisogna che tutti la riconoscono come festa, invece c'è un pezzo di paese e un pezzo di cultura giornalistico-intellettualoide che non la considera una festa. Semplicemente perché dice che è un'occasione per l'odio. Dov'è questo odio? Dov'è? Dopodiché, se sulla base di questo principio si vuole dire che i fascisti erano uguali agli antifascisti, mi dispiace, no, questo non si può fare, perché è un'altra cosa il 25 aprile. Non ho detto questo, ma alcuni antifascisti erano uguali ai fascisti e preparavano un'altra dittatura, questo si può dire. No, allora, Togliatti li fermò. Quelli che volevano in armi portare la rivoluzione comunista in Italia. Io sto parlando di prima, ecco, sto parlando di quell'interregno che tu sai benissimo che c'è stato, in cui c'erano le armi nascoste e questo stavano preparando. Va bene, allora non ne verremo a capo neanche con il dibattito di questa sera. Allora, De Manzoni, ti voglio invece allora interpellare su un'altra questione. La questione del sottosegretario leghista Siri, che è indagato per corruzione, anche perché diciamo, su questo Salvini e Di Maio sono proprio su posizioni opposte. Oggi Di Maio è tornato a chiedere le dimissioni, ha detto il governo va avanti, ma Siri deve andare a casa. Ora, il tuo giornale oggi pubblica la notizia che nel fascicolo dell'indagine su Siri non ci sarebbe l'audio dell'intercettazione in cui si parla della tangente da 30.000 euro. Il decreto di perquisizione dei magistrati però fa riferimento esplicito a questa somma di denaro di 30.000 euro. Quindi come stanno le cose? Stanno così, che c'è la differenza, come se intercettano me e Giannini e io Giannini sto dicendo: sai, ho dovuto pagare 30.000 euro alla Gruber per farmi invitare nella sua trasmissione. Oppure potremmo aprire questo business. Oppure gli inquirenti, anche sulla base di intercettazioni, stanno indagando sulla possibilità che io abbia promesso o dato alla Gruber dei soldi per farmi invitare nella sua trasmissione. Questa è la differenza. L'intercettazione in cui c'è una persona che fondamentalmente ammette di aver pagato, non c'è. Ci sono delle ipotesi, e infatti noi non lo neghiamo affatto, diciamo che Siri è indagato, che è indagato per quelle cose lì, e che c'è l'ipotesi che sia, che forse, che gli siano stati promessi o dati dei soldi. Ma sono due cose diverse. Nell'altra situazione, con l'intercettazione, c'è una persona che ammette di aver dato dei soldi a un'altra persona. Ecco, Massimo, come stanno le cose, possibilmente senza tirare in ballo 8,5 la Gruber? Non lo so, io, poiché la prima notizia sui 30.000 euro l'aveva data il Corriere della Sera, una eccellente collega come Fiorenza Sarzanini, vedevo che oggi sul Corriere della Sera torna a spiegare, pubblicando per tabulas l'immagine del decreto con il quale il PM Palazzi dispone le investigazioni, in cui c'è scritto testualmente, si parla testualmente di questi 30.000 euro e scrive Fiorenza Sarzanini che fanno riferimento ad una conversazione tra Franco Paolo Arata, che è questo professore faccendiere che aveva fatto da tramite tra Siri e Nicastri, Vito Nicastri, questo imprenditore vicino a Matteo Messina Denaro, con suo figlio. Devo presumere quindi che da qualche parte un'evidenza, che sia un'intercettazione effettiva o sia una conversazione riferita,
questa evidenza da qualche parte sono due cose diverse, sia. Tu lo sai bene. Sì, sì, sono due però, cose diverse, tu lo sai bene. Non se la sono inventata, ecco, questo vuol, infatti, mi pare di poter dire. Io non sto dicendo che se le sono inventate, no, no, però lo Fiorenza oggi... Oggi la Salzanini non ripubblica quel virgolettato tratto dall'intercettazione, non lo fa. Fa un'altra ricostruzione che è corretta, la ricostruzione che c'è adesso sul Corriere della Sera è corretta, va, è esattamente bene quello che è successo. Allora, Anna Falcone da avvocato, la posizione di Siri, che viene naturalmente strenuamente difeso da Salvini, che dice la magistratura indaghi, faccia il suo corso ma non si deve dimettere, ecco, è difendibile a lungo? Da un punto Beh, di vista innanzitutto politico. È grave che ci sia ancora questa situazione così fumosa anche su qual è l'oggetto dell'indagine e quali sono gli elementi di prova che andranno poi verificati appunto nel corso dell'indagine nel pieno rispetto dei diritti dell'indagato. Il problema dove sta? Sta nel fatto che l'indagato nella fattispecie è un sottosegretario di questo governo e che i fatti che gli vengono contestati riguardano nello specifico l'attività di sottosegretario che lui ha espletato in questi mesi. E allora se da una parte c'è, cioè, come è giusto che sia, e guai se noi mettessimo in dubbio la posizione di garanzia che deve essere riconosciuta all'indagato e il diritto di difesa inviolabile di Siri, dall'altra parte c'è anche il peso istituzionale della sua figura e anche il diritto degli italiani, uno, di sapere che cosa è successo veramente, secondo, di sapere che quel ruolo viene gestito in totale trasparenza e che non ci sia una persona che, io al suo posto, insomma, mi sarei autosospeso per primo, non avrei aspettato neanche un dibattito, così come la Lega. Il ministro Toninelli gli ha tolto le deleghe, ma io trovo veramente grave che un partito come la Lega, che già si trovi in una condizione in bilico dal punto di vista del rispetto delle sentenze di questo paese, perché continua a essere debitrice nei confronti degli italiani di 49 milioni di euro, non fa neanche una verifica interna. La politica dovrebbe arrivare prima in questi casi, e Salvini invece si limita a difendere tout court il suo sottosegretario per una questione di posizioni di potere all'interno di un dicastero che è un dicastero che gestisce molto potere, ecco, e molti soldi. De Manzoni, dovrebbe dimettersi Siri, che cosa succede se lunedì il Premier Conte lo allontana? Beh, difficile dirlo, perché Siri è finito, cioè non è in una situazione normale. Il caso Siri casca nel bel mezzo di un vogliamo chiamarla lite, vogliamo chiamarla punzecchiatura, vogliamo chiamarla campagna elettorale, comunque di una serie di tensioni continue tra i due alleati di governo, per cui chi cede la dà ragione a quell'altro e rischia di pagarla in termini elettorali, perché poi alla fine è questo. Stiamo assistendo a una lunghissima, un po' fastidiosa dal mio punto di vista, campagna elettorale fatta anche di colpi bassi, per cui bello dovrà ancora venire Siri, è finito Manzoni, anche in questa situazione. Però, se posso dire in 30 secondi... Come si chiude questo, ecco, questa volta, secondo me, sarà un caso di Ciotti al contrario, perché il Movimento 5 Stelle mi pare quanto mai determinato a far fare questo passo indietro a Siri. Allora, da qui a lunedì, Salvini si convince che è opportuno farlo senza che qualcuno glielo chieda, quando questo qualcuno non può che essere il Presidente del Consiglio, o altrimenti si arriverà a uno showdown in Consiglio dei Ministri. Conte può far valere la legge 400 e chiedere sostanzialmente a Siri di dimettersi. Io credo che a quel punto Salvini questa volta dovrà incassare il colpo, a meno che non voglia far cadere il governo, cosa che io tuttora fatico a pensare. Se ne riparlerà dopo le elezioni di questo altro problema, ma Siri prima del voto si deve dimettere, anche perché, scusami, poi arriva al voto la mozione di sfiducia del PD, e se Siri si dimettesse troppo a ridosso, persino Zingaretti potrebbe dire è stato merito mio, e forse in realtà non lo è stato. Anna Falcone, vorrei chiederle rapidamente la sinistra, perché in tutto questo noi vediamo all'interno del governo maggioranza, opposizione, fanno tutto loro, perché allora hanno fatto il reddito di cittadinanza, i 5 Stelle attaccano Salvini sui migranti, sul 25 aprile, sulla questione morale, e a sinistra cosa resta? A sinistra resterebbe veramente un programma di governo concreto, un programma di governo
che si potesse realizzare evitando di fare il patto col diavolo, perché è evidente che anche i buoni intenti del Movimento 5 Stelle sono crollati miseramente in questa alleanza devastante che vede ormai il Movimento 5 Stelle in caduta libera e la Lega che molto probabilmente uscirà fuori dalle prossime elezioni come il primo partito del Paese. Io credo che non sia un'opzione vincolata, nel senso che gli italiani, anche con quelle percentuali del sondaggio di cui parlava lei, rivelano probabilmente delle posizioni che sono molto diverse. Se soltanto un 20% degli italiani oggi era d'accordo con l'opzione di Salvini, forse la sinistra ha ancora molto margine per proporre tutta una serie di opzioni che possono essere anche diverse dal reddito di cittadinanza, che sicuramente è una norma di civiltà che serviva, ma anche quella è stato un flop. I sindacati che oggi erano in piazza hanno ribadito più volte uguaglianza, lavoro. E ancora una volta oggi è sceso in piazza quel popolo che si riconosce in quei valori, in quei principi costituzionali di cui il principio di uguaglianza è il cardine fondamentale, la dignità della persona sono il cardine fondamentale. Il diritto al lavoro. Il diritto al lavoro è lo strumento di emancipazione che manca. Gli italiani non vogliono vivere da assistiti o sussidiati, vorrebbero vivere onestamente del proprio lavoro. Il Movimento 5 Stelle in questo purtroppo ha fallito il suo obiettivo fondamentale, non è stato in grado di dare al Paese un piano di sviluppo. Questo Paese è ancora un Paese che naviga a vista e non sa dove andrà, si vede dal DEF, da qui adesso a uno, due o tre anni. Vedremo i prossimi mesi, temo che ci racconteranno molto su questo fronte. Massimo De Manzoni, ti voglio solo chiedere una cosa rapidissima a proposito di una questione cruciale anche in questa campagna elettorale, la questione dei migranti. Allora, Salvini ha fatto tutta la campagna elettorale per le politiche dicendo che bisognava e che lui avrebbe rimpatriato 500.000 clandestini. Ieri improvvisamente questi 500.000 sono diventati 90.000. Quanto valgono le parole del ministro dell'Interno, vice premier? Ma io so che lui si era basato in campagna elettorale su una stima fatta da un istituto e che poi era stata ritenuta credibile anche da altri istituti. Probabilmente, penso, ma non ho informazioni dirette. Mi pare che fosse l'istituto diretto da Blangiardo, allora. Ma non, quello che poi è diventato adesso nello Spoil System il presidente del potrei sbagliare. I dati del poi arrivato al Viminale probabilmente ha avuto delle cifre diverse e le ha comunicate. Scusi, ma i dati sull'immigrazione sono comunque pubblici, erano comunque pubblici anche prima, quindi Salvini non riteneva validi i dati sull'immigrazione che erano stati pubblicati. No, sono solo stime, è per forza che sono stime. Non è vero, il ministro dell'Interno dà dei dati. Ci sono i numeri di quanti sono entrati, ma non c'è una stima, cioè c'è solo una stima di quanti possono essere usciti, visto che non sono censiti. Insomma, qua i numeri sono così. Sono piegati alla propaganda. A vanvera. Allora, torniamo sul 25 aprile, perché questa ricorrenza si ricorda anche in libreria, come ci spiega Paolo Pagliaro nel suo punto, pochi secondi di pubblicità. Silenziosa sugli aghi di pino. Ripetete una bugia mille volte e diventerà una verità, diceva Goebbels. Suggerimento messo in pratica da imbonitori di tutte le epoche e oggi esaltato dalla capacità pervasiva della rete. Mussolini ha fatto anche cose buone. È per esempio un'affermazione che si sente ripetere spesso e ora è anche il titolo di un libro della Bollati Boringhieri in cui lo storico Francesco Filippi smonta una lunga serie di bugie e luoghi comuni sui presunti meriti del duce. Il duce bonificatore, il duce costruttore, il duce della legalità, il duce condottiero fu in realtà, come documenta Filippi, un pessimo amministratore, un modestissimo stratega, tutt'altro che un uomo di specchiata onestà, un economista inetto e uno spietato dittatore. Il risultato del suo regime ventennale fu un generale impoverimento, un aumento vertiginoso delle ingiustizie, il declassamento del paese e infine, come si sa, una guerra disastrosa. Cosa sarebbe stato il fascismo? Lo aveva ben compreso agli albori del regime il giovane deputato socialista Giacomo Matteotti. Dopo la marcia su Roma, Matteotti tenne un diario, una sorta di libro bianco, sui provvedimenti economici del nuovo governo, sulle sue iniziative legislative e sulla catena di brutalità che ne stava accompagnando l'ascesa.
Quel resoconto di straordinaria concretezza e lungimiranza che Matteotti aveva stampato pochi mesi prima di essere rapito e ucciso, ora è pubblicato da Rizzoli con il titolo Un anno di dominazione fascista. Sono pagine, nota Walter Veltroni nella prefazione, che consacrano Matteotti come leader morale e politico della sinistra italiana. 20 anni dopo l'Italia ritrovò la democrazia. Alla resistenza, alla lotta popolare e partigiana contro i nazifascisti è dedicato Roma 43-44, scritto per Bordeaux Edizioni da Sergio Gentili e Aldo Pirone. Racconta come la capitale non attese la liberazione, ma la perseguì con tenacia e coraggio. Allora, Massimo Giannini, oggi qual è la bugia più grande che circola in Italia? Beh, diciamo, di bugie i politici ne dicono tante. Se vogliamo essere equanimi e distribuirle nei confronti della maggioranza che governa il paese, allora io ne vedrei tre. Allora, per quello che riguarda i 5 Stelle, Di Maio, la bugia più grande è stata comunicare agli italiani che abbiamo abolito la povertà. Purtroppo non risulta, dati alla mano, questa è la prima. La seconda bugia che mi viene in mente è più recente, Salvini. Dico più recente perché 2 giorni fa abbiamo appreso che il prezzo della benzina è aumentato oltre i 2 euro al litro. Mi ricordo che in campagna elettorale Salvini disse al primo consiglio dei ministri che faremo dopo la vittoria al governo abolirò 7 accise. Ecco, non risulta, la benzina aumenta. E poi però l'ultima, la più grande, l'ha detta il presidente del consiglio Conte quando ha detto il 2019 sarà un anno bellissimo. Purtroppo, numeri alla mano, mi pare che non si possa definire un anno bellissimo. L'Italia non è un paese felice e, come dicevi tu un attimo fa, il bello o il brutto deve ancora venire, perché ci aspetta un autunno veramente difficile. Chiunque governerà, non sappiamo se governeranno ancora i giallo-verdi, ma sicuramente tra la manovra economica e le tensioni sociali in Italia e anche in Europa, l'anno sarà abbastanza infelice, per niente bellissimo, purtroppo. Grazie, grazie Massimo Giannini, grazie Anna Falcone, grazie Massimo De Manzoni. E buon 25 aprile a tutti. Buon 25 aprile. Io adesso do la linea a Corrado Formiglia su Piazza Pulita, tra gli ospiti Ezio Mauro, Ferruccio De Bortoli, Laura Boldrini, Roberto Maroni e molti altri. Quindi state con noi e noi ci vediamo come sempre domani alle 8:30. Arrivederci.